In Umbria sono circa 10.000 gli edifici danneggiati dall'ultimo terremoto e a oggi sono circa 300 le domande di contributi presentate per la ricostruzione leggera, cioè di edifici abitativi e produttivi con danni lievi, di cui 100 già autorizzate. Sul fronte della ricostruzione pesante, cioè relativa a edifici gravemente danneggiati o distrutti, sono appena 15 le domande avanzate sul versante abitativo, di cui una autorizzata, e 17 su quello produttivo, di cui anche qui una autorizzata. Sono questi gli ultimi dati resi noti al Teatro Nuovo di Spoleto venerdì 2 febbraio in occasione di un incontro organizzato dalla Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria per fare il punto sulla ricostruzione post-sisma. Un confronto che ha interessato non solo i tecnici ma anche mondo produttivo e istituzioni, che si è svolto in un clima collaborativo ma durante il quale non sono mancate richieste di chiarimenti e a cui ha preso parte anche la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. Lo stato attuale, secondo noi, risente un po' delle scelte che sono state fatte all'inizio. Questa della centralizzazione del terremoto ha portato sicuramente qualche scompenso e forse non sta portando invece benefici che ci si aspettava, cioè quella di omogeneizzare nelle quattro regioni le procedure. In realtà questo non sta avvenendo, sta avvenendo con poca omogeneità, appunto. Però grazie anche al nostro atteggiamento così collaborativo, responsabile e all'appoggio che abbiamo dai colleghi dell'USR, gli ultimi provvedimenti normativi sono favorevoli, sicuramente propizi ad una velocizzazione della ricostruzione e a un miglioramento della sua qualità. Sicuramente c'è ancora molto da fare. E a cominciare dal cercare di ridurre il corpo normativo che già è gigantesco e non siamo ancora partiti. In particolare, rispetto alle novità normative, Baliani si riferisce al decreto legge 148 del 2017 e all'ordinanza 46 dell'11 gennaio 2018, i cui dettagli sono stati illustrati nel corso dell'incontro. La situazione, come la stiamo presentando, è importante perché ci sono state queste modifiche sull'ordinanza 46, una serie di norme che accelerano, che snelliscono una serie di procedure, una serie di certezze in più che vengono date a tutti quanti i professionisti. In più dobbiamo dire che il dato fortemente positivo, almeno per noi, è che siamo arrivati a superare le 100 concessioni contributive sui danni lievi e abbiamo cominciato a rilasciare anche quelle per i danni gravi. Per completare il quadro umbro sono stati forniti anche i dati relativi alle somme già stanziate per le opere pubbliche e i beni culturali, che sono pari a quasi 285 milioni di euro per 362 interventi complessivi che riguardano innanzitutto scuole.